Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti sul nostro nuovo video. Stamattina siamo in ritardissimo, tutti quanti siamo di corsa perché stiamo per raggiungere un posto nuovo, bellissimo, e lo scoprirete tra pochissimo naturalmente, verrete con noi. E io sto impazzendo perché non trovo un paio di ciabatte di Emily, perché mi servivano un paio di ciabatte in questo posto. E siccome qui abbiamo ancora tutta la pila di scatoloni che non so dove mettere, perché chi ci seguiva sugli altri social sa che ci siamo trasferiti qui da poco, dalla Toscana siamo venuti qui a Milano, e quindi in questo appartamento che è piccolino non abbiamo spazio per metterci niente, perché siamo alla ricerca della casa nuova che non troveremo mai, secondo me. Comunque, detto questo, ci vediamo tra poco. Io sono affannata, i bambini mi stanno aspettando, bambino grande, lo scoprirete più tardi, bambino piccolo e bambina mini, e niente, bambina, ci vediamo tra poco. Eccoci appena saliti in macchina. Bambini, siete pronti? Sì. Loro sanno dove andremo, sanno, cioè, gliel'abbiamo dovuto dire per forza perché ci hanno visto preparare cose che di solito non usiamo in questo periodo, quindi stiamo andando. Siamo già cambiati, siamo prontissimi. Perché avevi caldo, infatti si è tenuta l'accappatoio. Adesso entriamo. In questo momento eravamo nel reparto degli spogliatoi famiglie, cosa molto buona perché così appunto i bambini possono stare insieme a noi e non nello spogliatoio delle femmine, lo spogliatoio dei maschi. Proprio bella questa cosa di avere lo spogliatoio per tutti. One eternity later. Niente raga, siamo bloccati qui, non vogliono uscire da questa vasca, ma abbiamo ancora tutto il parco da visitare. Dai Emily, andiamo sugli scivoli. Fai un bel tuffo. Non devi dire. Da mangiare? Ho questo qui. Michael, che menu hai scelto tu? Classico. Strano, non lo prendi mai. Emily, tu invece? Focaccia. La focaccia con? Prosciutto cotto. Stiamo aspettando che papà orso torni con i nostri menu. Abbiamo ordinato 3 menu focaccia con mortadella e un menu cheeseburger per Michael. E Michael adesso è molto imbronciato. Perché? Bambini al di sotto dei 16 anni e comunque al 1,60 di altezza, e quindi lui non rispetta nessuno dei due requisiti. Quindi mi dispiace Michael, dopo ci andrà solo la mamma a rilassarsi mentre voi giocherete nell'area fan. Ecco papà orso con i nostri menù. Ma lì vedono solo la focaccia però. Emily, Michael e qui su niente, guarda.
avevi tutta questa fame? Giocare in piscina porta fame, eh? E porta anche sonno, guardate già gli occhietti. Allora iniziamo con questi scivoli qui. Vai Michael, vai Emily. Ecco Michael. Cioè raga, si è fatto il segno della croce. Vai. Tocca Emily. Ce la farà Emily. Eccola. Bravissima. Bye.
ci sono le onde. Michael, attenzione. Attenzione Michael. Raga, guardate Emily. Guardate Emily come affronta le onde. Hai paura, eh? E papà? Papà Orso? Papà, chiudi la bocca, chiudi la bocca, papà. No, raga, è andato sotto. Mamma, sfida per me. Devo attraversare le onde sott'acqua. Vai, via. Raga, i bambini sono già distrutti. Cioè, Michael tra un pochino si addormenta qui sulla strada. Sei stanco?